scorzetto, scorzetto. Ah, che paura, signor marinaio. Ah no, capitanoncino. Ho capito, un attimo. Allora, per capitanoncino, gocce di cioccolato fondente e fiocchi d'avena. So che lei ne fa matto. Basta, grazie. Dolcetto, scherzetto. Salve, strega. Immagino che anche lei vorrà stare più leggera per questo Halloween. Sì, ecco. Allora, guardi, per lei biscotti con meno grassi, così mi vola via più in fretta che mai. Bravo, grazie. Allora, senti, adesso basta, eh? Cribbio, biscotti non ce n'è più, mangiati tutti, va bene? Pistola. Eccoci di nuovo qua, come vedete lo spirito di Halloween si è impossessato di me. Comunque, io stavo pensando che ci sono delle festività che ci consentono di travestirci e di divertirci tutti insieme, mentre altre festività che ci conducono a trascorrere del tempo insieme, ad esempio, alle persone a noi più care o alle persone che vediamo di meno, alla nostra famiglia, così da trovare degli autentici momenti di felicità insieme a loro. A questo proposito, vi leggo alcuni messaggi che mi sono arrivati questa settimana. Il mio momento di felicità è quando scopro che il giorno di festa cade di lunedì. Un weekend lungo per me è impagabile. Quanta profondità. Secondo commento. Il mio momento di felicità è quando vedo gli occhi di mio figlio che si illuminano mentre scarta un regalo che desiderava tanto. Che bello, questo mi fa venire in mente che quando ero piccola mi piaceva da impazzire questa cuscinetta giocattolo e ho così tanto rotto le scatole ai miei genitori per farmela regalare che loro finalmente un giorno hanno ceduto, me l'hanno regalata e io ero così felice, ma così felice che l'ho piazzata in cucina a fianco ai fornelli di mia mamma per dei mesi e ho cucinato fintamente insieme a lei, cioè ogni volta che lei spadellava per davvero io spadellavo con le mie pentoline e facevo finta di cucinare e poi i miei genitori dovevano mangiare quello che... Vabbè. Comunque ragazzi, io vi auguro un Halloween spaventoso, vi do l'appuntamento al prossimo video e mi raccomando continuate a raccontarmi i vostri piccoli momenti di felicità. Ciao.